Sindaco, ti posso fare una domanda? Sì. Scusa, ti faccio una domanda. Scusate. Noi abbiamo sempre considerato la relazione con i comuni come un punto qualificante del processo per provare a rimettere insieme le forze, perché i comuni sono il luogo dove le comunità in qualche modo fanno i conti con il proprio destino, la prima trincea. Tu hai sentito qua un ragionamento che va oltre naturalmente la vicenda siciliana, la vicenda, la singola questione, che punta all'idea, come l'ha detta bene Lino prima, di ricostruire, riaprire un percorso che in questo momento è negato. Io ti chiedo cosa pensi, cioè come pensi che si possa costruire in questo sforzo di costruzione di un percorso di questo tipo la relazione con il territorio, con i sindaci, per capire come è possibile ricostruire dei luoghi di decisione democratica sul destino del territorio e dell'agricoltura. Bella domanda. Hai 6 minuti. C'è anche la risposta, però. Trovare l'accordo nel territorio, trovare quell'incontro con i sindaci che siamo in prima linea giorno dopo giorno. Trovare un accordo a casa propria è facile con i sindaci, è facile nel territorio laddove uno si trova a votare, perché il voto che stabilisce chi deve occupare una determinata posizione di gestione, che poi diventa anche quel punto che tutti vorremmo attaccare e scaricare, no? Ed è sempre il sindaco, purtroppo, quei sindaci che purtroppo non hanno punti di riferimento più, no? Io mi trovo seduto ad un tavolo dove c'è la base che è rappresentata dai sindaci e il Parlamento europeo che viene eletto con nome e cognome. I nostri signori deputati e senatori, che in questo momento sono in altre faccende, affaccettate, per questo non sono qua, e perché stanno studiando ancora come mantenere questa distanza fra la base e chi ci deve amministrare. Finché non ci sarà un incontro, finché non ci sarà la possibilità che un sindaco si confronti con il deputato del suo territorio, finché non ci sarà la possibilità che un sindaco non abbia un punto di riferimento, finché non ci sarà le vostre organizzazioni che li hanno tradito, se oggi si arriva per qua è per mancanza di rappresentanza politica e sindacale, bene farà ad organizzare. Partire dalla base, dov'è la triade? CGL, CISL, WIL, CIA, con diretti, con agricoltura. Qua, io sono stato qua 2 anni fa, ho sentito una cifra di qual era la cifra del presidente della Condiretti, si parlava di milioni di euro, centinaia di migliaia di euro. 1.200.000. Questo è un rappresentante sindacale. C'è la base, dove stanno i vostri rappresentanti? Perché oggi io mi devo confrontare, o voi, fare parte di movimenti, associazioni, agricoli? Mai nella storia era avvenuto questo. Si usciva con le bandiere della CIA, della CGL, della Condiretti, di tutti, da quando non hanno più bisogno delle vostre tessere. E signori miei, che cosa volete? Con chi cosa volete prendere? Con i sindaci, con chi la volete prendere, con i deputati che non sono a voi, che non rispondono a voi ma alle lobby, con chi la volete prendere, con chi al Parlamento europeo né più di nemmeno un anno fa si è permesso il lusso, e guardate che purtroppo erano tutti del sud quelli che non hanno votato e sono andati via, in particolare nel PD, tutto è PD. Cioè, questa è la realtà, la mancanza di rappresentanza. Io oggi, trovandomi con più di 1000 sindaci, e io pensavo qua di trovare i sindaci, pensavo di trovare i sindaci perché siamo a Roma, perché forse si doveva fare un altro viaggetto, forse ci trovavamo d'accordo per ripartire un'altra volta. Eravamo a Roma oggi, siamo stati a Roma da stamattina, dove in un incontro chi ha interesse per il territorio, e sono i sindaci,
perché oggi i sindaci sono diventati i settori delle tasse, i sindaci sono quelli che devono subire le minacce, le attentate, sono quelli che purtroppo si devono confrontare con la disperazione, perché io mi posso confrontare con chi ragiona con la testa, ma chi ragiona con la pancia perché ce la vuota, con chi mi devo confrontare io, sindaco, quando non ho nemmeno le soluzioni e le risposte. Io ho fatto qualcosa nella mia città per alleviare alcune cose, era un principio che ho messo all'inizio della mia campagna elettorale, ma lo opera sulle ditte che svolgono lavori nella mia città, il 50% deve essere miscemese. L'ho ottenuto, ma devono essere assunti attraverso l'ufficio del lavoro, ne basta con le raccomandazioni. Io questo ce l'ho fatta, l'ho ottenuto attraverso l'ufficio del lavoro, e non è che sono scelte facili, signori miei. Un sindaco che fa queste scelte ha delle pressioni, altro che mafia, di date sotto, altro che mafia. Fare delle scelte a volte noi sindaci, che li facciamo nel territorio, ci costa nel confronto, ci costa nella vita civile, ci costa nel confrontarci giorno dopo giorno. Questo è quello che ci costa. Chi al governo invece poi vota perché le lobby decidono. Caro Gianni, sai benissimo che stiamo andando a votare da qualche mese. Nessuno di voi potrà scrivere il nome del suo rappresentante politico. Voi il nome del rappresentante europeo lo andate a scrivere, quello del sindaco lo scriverete, ma quello del deputato nazionale non vi sarà concesso, perché si nomineranno nuovamente amici, compagni, parenti e amanti. Si porteranno all'interno del campo e della casa. E si rappresenterà. Allora, giusto che si incominci dalla base ad organizzarsi, perché non ci dovrebbe essere questo bisogno. Non ci dovrebbe essere l'esigenza che i movimenti, mancanza di rappresentanza, i sindaci che corrono a Roma, mille sindaci, mancanza di rappresentanza parlamentare. Questa è la verità. Ora, signori, la speranza è l'ultima a morire, ma di campa di speranza muore, sicuro. Ed è morto già, non c'è bisogno, come dice l'amica mia Concetta Fiore. Non si può più sperare. E signori, io sono un sindaco, però oggi riprendiamo in mano la situazione, e deve essere la base che siete voi, oppure lamentarvi non serve più. Siete destinati a fare la fine di tutti coloro che hanno lavorato, che nulla mai hanno chiesto, e sono gli agricoltori, gli artigiani e il piccolo commerciante, il piccolo che è stato surclassato, è stato surclassato dalla grossa industria e dai grossi centri commerciali, come voi siete stati ormai siete stati calpestati da chi ha permesso l'uso di pesticidi, di fitofarmaci che a noi non sono concessi. Il Made in Italy, si stava provando con il Made in Italy, bene ha fatto Sony a dire, hanno fatto in modo che non esistesse il Made in Italy, ma l'Inghilterra ha fatto in modo che il prodotto italiano è stato messo fuori mercato in Inghilterra. Questo lo hanno fatto. Questo succede quando c'è un governo forte, quando c'è un governo rappresentativo, ma quando c'è un governo di rappresentanza, signori, è finita, arriveremo. Purtroppo io vivo in mezzo alla gente, sento la base e so qual è ormai sul territorio che cosa c'è nel fuoco, che cosa c'è che sta covando sotto c'è l'esplosione da un momento all'altro. Da un momento all'altro ci sarà la rivoluzione, che non dovrebbe essere un rappresentante del popolo, non dovrebbe essere chi ha una veste istituzionale a dire determinate cose, però purtroppo ormai è questo. Volente o nolente, o ci organizziamo dalla base, iniziando dai rappresentanti sindacali, e se oggi c'è questa voglia di questi pazzi, come qualcuno ha definito, la storia la scrivono i pazzi, e siccome c'è bisogno di scrivere una nuova storia anche per l'agricoltura, e se non si è pazzi,
non ci sarà possibilità di scriverla. Io sarò sempre a vostro fianco come sono stato, Gianni. Io ho accettato e ho partecipato all'incontro già avuto a Vittoria, sono stato presente quando ha chiamato Tano Malannino, sarò presente quando ci sarà l'esigenza, ma sono un povero e un piccolo sindaco. Da solo valgo i piccoli saranno poco o quasi niente. Sei grande, solo se siamo assieme possiamo fare qualcosa. Io penso di essere non a rappresentarvi a voi, ma penso di stare accanto a voi perché l'interesse è uguale. C'è bisogno di stare assieme.